A proposito, ti seguo nel ragionamento sulla complessità di questi sistemi. Secondo te abbiamo delle competenze, delle persone specializzate all'interno di questi temi, in Italia e c'è una sorta di formazione, una sorta di interesse da parte delle imprese verso questo tipo di necessità? C'è una comprensione di questo problema? Ma allora, secondo me no, perché noi abbiamo, parto da un dato, che l'investimento medio per le aziende in Italia nell'informatica, sono dati del Sole 24 Ore, è intorno all'1% quando la media del fatturato, quando la media europea è del 2-3 con aziende virtuose che si spostano anche fino al 5% del fatturato per digitalizzazione, innovazione tecnologica e Quindi quant'altro. come minimo il doppio di quello che Come investiamo in minimo il Europa. doppio di quello che investiamo. Il discorso che facevo prima delle aziende, diciamo medio-piccole, di avere immediatamente servizi senza investimenti, ma sono anche senza investimenti sul personale interno. E per cui ci troviamo nella situazione che sempre più queste aziende si appoggiano per questi servizi direttamente a consulenti esterni senza formare nessuno IT interno che abbia un po' il polso di quello che davvero l'azienda vuole. E per cui secondo me lo scenario è abbastanza poco competitivo nei confronti del resto dell'Europa. Quindi una mancanza di competenze, questo sono molto d'accordo con te, una mancanza di competenze e di investimento in questo e di svuotamento delle competenze interne quando ci sono, perché tanto tu compri un servizio fuori, ma poi non hai più il dominio di quel Di quel servizio lì. servizio, assolutamente sì. Bene, rientriamo nel nostro simpaticissimo mondo del cloud. Allora ti faccio una domanda che nasce anche da un'esperienza personale. Tu acquisti un servizio cloud da un qualsiasi fornitore, penso per esempio alla posta elettronica, non facciamo nomi perché non si può dire Microsoft, faccio per C'è per dire, Cesare. e tu acquisti da Microsoft un servizio, poi decidi di passare a un altro servizio, c'è sempre il problema del passaggio dati. Questo vale da un fornitore all'altro, tu hai un servizio Google e decidi di passare su Microsoft, per questi sono poi i grandi nomi che girano sostanzialmente, che si sono in qualche modo divisi il mercato. Però il passaggio da un fornitore all'altro non è sempre così facile, non, e parlo appunto per esperienza personale, anche a livello aziendale, insomma, soprattutto quando sei in un mondo enterprise, tutto diventa, insomma, o c'è il capitano Kirk davvero, o diventa complicato, insomma. Kirk Enterprise, lo dico per quelli che sono nati dopo Dopo, il sì, per i 1980, millennials. esatto.